ragazze e ciao ragazzi, visto che mi chiedete sempre consigli su cosa mangiare, magari colazione, merende, cose sane, leggere e comprate al supermercato, eccetera, quindi abbastanza economico, ho pensato di farvi questo video in cui faccio vedere le mie 7 cose che mangio ogni giorno e veramente le mangio sempre perché le adoro troppo e quindi sono contentissima di farvele vedere. Ma mi raccomando, nei commenti fatemi sapere se le avete provate, se anche voi mangiate queste cose e quali sono le vostre 7 cose che mangiate ogni giorno. Veramente a me ce ne sarebbero tante altre. Avrei potuto fare video 50 cose che mangio ogni giorno tranquillamente, ma anche 100 probabilmente. Vabbè, iniziamo. La prima cosa che mangio ogni giorno sono questi cereali che adoro troppo, che compro al supermercato, compro alla Coop. Sono cereali integrali, completamente integrali, sani, leggeri, molto croccanti. Li mangio a colazione veramente sempre, in aggiunta ovviamente altre cose, quindi mai da solo, perché come sapete faccio delle colazioni molto molto ricche. Questi qua non hanno olio di palma, non hanno schifezze, sono veramente sani, leggeri e perfetti anche se state a dieta. La seconda cosa che mangio ogni giorno sono queste qua. Oddio, sono tutto al contrario, non lo so, io le vedo al contrario. Vabbè, comunque sono queste. Sono le fette Basa, che non so se le conoscete. Queste sono un'alternativa se magari alcuni di voi non digeriscono il lievito, vogliono qualcosa di sano in alternativa al pane, che magari non gonfia la pancia, che vi va a stare in forma, molto leggere e molto molto croccanti. Queste qua le potete utilizzare appunto per accompagnare i piatti, sia per il dolce, per il salato, spalmandoci, non so, della marmellata se le volete fare dolci, del formaggio spalmabile se volete far salati, insomma tutto quello che volete, perché sono veramente, si prestano a tutto. E la cosa bella è che sono molto povere di calorie, quindi hanno poche calorie e hanno molte proteine, perché sono fatte da farina di segale integrale, che fa molto molto bene a regolare l'intestino. Ci siamo capiti. Quindi segale integrale molto molto sana. E c'è anche la variante al sesamo, che è quella con la confezione rossa, che è molto molto più buona, che però adesso non abbiamo trovato, quindi abbiamo trovato quelle blu. Ah, altra cosa, queste qua mia mamma le usa anche per fare il pan grattato, cioè le frulla e ci fa il pan grattato, quindi invece di comprarlo. La terza cosa che mangio ogni giorno è il cioccolato, non questo in particolare, ma un qualsiasi cioccolato fondente, perché come sapete contiene polifenoli, è molto sano, è un ingrediente che veramente io adoro e mangio sempre nelle mie merende, a colazione, a merenda. Sono cioccolato dipendente, l'ho sempre detto. Questo è molto molto carino, questo è di Venchi e l'ho comprato di recente, ve lo volevo far scoprire, non so se già lo conoscete, ed è Chocolite si chiama, perché senza zuccheri aggiunti, quindi praticamente ha pochissimo zucchero ed è dietetico, insomma, per quanto un cioccolato possa essere dietetico, però quello fondente è veramente molto più dietetico. Questo poi ha le nocciole, quindi è golosissimo. Vabbè, comunque è buono buono, io l'adoro. La quarta cosa che mangio ogni giorno sono queste qua, le sfogliatine di farro bio, che da quando le ho scoperte le compro sempre sempre sempre, ragazze. Sono fatte di farina integrale di farro bio e praticamente basta, c'è solo un po' di sale dentro. Sono molto molto buone queste qua, sono tipo le gallette però sono più buone, e le accompagno tipo per mangiarci a pranzo, a cena, mi piacciono tantissimo, anche come spuntino, ad esempio ci potete mettere un po' di prosciutto, un po' di formaggio, a me mi piacciono molto, anche con la bresaola le mangio spesso e sono buone perché appunto, come vi ho detto, infatti c'è tutto qua, hanno un alto contenuto di fibre e un basso contenuto di grassi, quindi provatele, sono uno snack sano, anche come fa vedere la figura, per farci delle tartine, sono molto molto buone. La quinta cosa che mangio ogni giorno sono i fiocchi di avena integrale, che già conoscete, e che ci faccio le mie colazioni sane, ci faccio il porridge, ci faccio tante tante cose. L'avena è molto molto consigliata perché appunto aiuta a mantenere la pancia piatta, a combattere la cellulite, e poi è molto molto buona, è anche molto proteica, quindi è povera di zuccheri e ricca di proteine, quindi vi consiglio proprio questa qua anche nel latte, oltre a fare il porridge, vi ho fatto numerosi video, è buonissima. La sesta cosa che mangio ogni giorno è il latte vegetale, in particolare questo di soia, perché questo di soia è praticamente, il latte di soia è molto proteico e povero di grassi rispetto al latte di mandorla, di nocciola, eccetera.
Io però diciamo che mi piace mischiarli, a volte metto di base questo qua di soia e poi ci aggiungo ad esempio un po' di quello di mandorla, di nocciola, di cocco. Comunque è buonissimo, mi faccio anche il cappuccino e ho fatto anche il video. La settima cosa che mangio ogni giorno sono le bacche di goji, eccole qua che le metto in questi contenitori. Sono buonissime, io le adoro troppo, le mangio, le metto nello yogurt, le metto nelle mie merende. Ci faccio tante cose buone perché le bacche di goji sono ricche ricche di vitamina C, minerali e sostanze che fanno benissimo all'organismo, oltre al fatto che aiutano a mantenere il peso corporeo. Ragazze, queste erano le mie 7 cose che mangio ogni giorno. Mi fermo qua perché sennò potrei continuare all'infinito. Se vi è piaciuto questo video fatemelo capire mettendo un bel pollice in su, così casomai ve ne posso fare altri. Vi sono un po' più orientata adesso più sulla colazione e merenda, però se vi fa piacere posso anche far vedere cose magari proprio di altro genere, insomma, insomma, fatemi sapere nei commenti le vostre richieste, soprattutto le vostre 7 cose che mangiate ogni giorno. E vi mando un bacio grandissimo. Ciao!